Questi sono i ragazzi delle lampare, sì, sono la nostra associazione, il nostro ufficio qui del territorio, molto impegnati, devo dire, su molte vicende, in particolare sulla vicenda della discarica di Scalacero. Quindi io mi sono fatto l'autore di una loro istanza. Cioè sono fra quelli che sostengono che il confronto, il dibattito deve essere portato avanti, perché diversamente si resta sempre fra mondi che confliggono. Allora io non ho problemi a incontrare chiunque voglia sostenere delle tesi, delle ragioni, sempre che, e quindi invito sempre, così come sono disponibile io ad ascoltare quelli che chiedono incontro con me. Allora, per restare sul tema, mi è stata anche fatta la domanda da qualche giornalista, se ne avete altre voi, pronto e disponibile a rispondere e a dire la mia, così come ho fatto anche in assessorato alla presenza di qualcuno di voi, ma alla presenza anche degli amministratori di questo territorio. Io dico che in medio stat virtus, dicevano i latini, nel senso che sostengo una posizione di mediazione, perché non può passare il concetto no ad ogni tipo di discarica in termine generale. Quando queste vostre associazioni gridano questo slogan no ad ogni tipo di discarica, io sostengo, per dirla alla Lubrano, la domanda nasce spontanea: dove vogliamo eventualmente, una volta che abbiamo utilizzato riuso, riciclo, quindi raccolta differenziata, spinta al massimo, non basta spingerla al massimo, una percentuale e quindi un quantitativo di rifiuti o di scarti di lavorazione di rifiuti deve essere portata al cimitero. Stiamo parlando di una rifiuta di rifiuti speciali, non pericolosi, che a noi non serve, nel senso che comunque non risolve alcun problema inerente alla gestione dei rifiuti qui come nei paesi limitrofi, anzi... Io non sto parlando di Scalacero, sto parlando in linea generale. Possiamo condividere il concetto che non possiamo fare a meno di un numero, seppur limitato, seppur di servizio agli impianti di valorizzazione e di selezione di raccolta differenziata. Gli impianti che ci sono in Calabria hanno bisogno comunque di discariche di servizio a supporto, perché nonostante che selezionino e valorizzino la raccolta differenziata, degli scarti di rifiuti dagli impianti escono e non possiamo mandarli con la nave in Australia. A me non sembra che la differenziata però sia un punto in cui c'è stata attenzione o c'è voluto investire in questa direzione. Come fa a sostenerlo? Mi sembra che crescano di discariche. Soltanto, per il fatto che ci sono stati 15 anni di commissariamento, si è speso più di 1,5 miliardi, adesso non ricordo le cifre precise. Insomma, per avviare un ciclo appunto che riguarda i rifiuti virtuosi, insomma, fatti di differenziata, fatti di minimizzazione nelle discariche, eccetera. Dopo 15 anni adesso, non si può ripartire dal paradosso che... Cioè, partiamo dal presupposto che dobbiamo fare discariche, perché nel caso avviassimo la differenziata ci sarebbe comunque da mettere qualcosa in discarica. Secondo me è paradossale. Secondo me, vista la situazione, no? Visto la situazione, che non ci sono filiali, non c'è neanche la struttura, no? Per avviare la differenziata, si deve partire prima ad avviare realmente la differenziata. Non che si parte ancora dopo 15 anni, dopo che abbiamo buttato un sacco di soldi pensando che dobbiamo fare discarica, perché siccome ancora non abbiamo avviato la differenziata, no, siccome in Calabria si può avviare la differenziata, ci sono i numeri, c'è la densità demografica per... Non è più possibile. Bisogna parlare con cognizione di causa, perché parlare in senso generale così, senza avere dati certificati alla mano. Il fatto che diciate che in Calabria non è iniziata la raccolta differenziata, bisogna dire che non siamo capaci di arrivare alle percentuali ragionevoli, perché non dico dell'Europa, ma anche di qualche altra regione confinante con la Calabria. Siamo ai minimi termini
è il paradosso, e quindi anche io dico che non bisogna sparare sulla Croce Rossa proprio per evitare il confronto e dire che il commissariamento di 15 anni ha creato il caos, ha sperperato soldi. No, no, aspetta, io la completo però, la fotografia, non la limito ai 15-20 commissari che sono succeduti. Io vado a Cosenza a dire ai cosentini, e quindi qua siete anche nel territorio della provincia di Cosenza, che se c'è responsabilità, già che io sono un rappresentante politico istituzionale, la responsabilità non la assegno per lavarcene le mani alla Pilato ai commissari, la responsabilità la do ai calabresi, in particolare alla classe dirigente calabrese, principalmente quella cosentina. Non ho remore di andare a dirlo sempre a Cosenza, e lo dico con cognizione di causa, perché se c'è un sistema squilibrato in Calabria nella raccolta e quindi anche in quella differenziata, è perché Cosenza ha ragionato secondo sempre il principio di voler mandare i propri rifiuti nel giardino del vicino. Cosenza, che è oltre il 40% del territorio calabrese, non ha un impianto di selezione e di valorizzazione della raccolta differenziata, non ha una discarica e non ha fatto gli interessi dei cosentini. La classe dirigente cosentina. Se siamo in un sistema commissariale da 15 anni, no, gli impianti che li avrebbe dovuto fare? No, gli impianti li avrebbe dovuto fare il commissario, ma sempre che... Quando si è fatto il termovalorizzatore a Gioia Tauro e si è scelto il raddoppio della linea piuttosto che farlo in provincia, chi l'ha scelto? L'ha scelto la classe dirigente cosentina. No, glielo dico io con... L'ha scelto la presidenza della giunta regionale, che non era cosentina. Era catanzarese in quel momento. Io so chi si è fatto la fortuna anche politica dicendo no alle discariche lì a Cosenza e no al termovalorizzatore a Cosenza. Io so. Noi siamo pronti con un nostro piano che non ne possiamo fare niente, perché fatto a Modena da gente che ne capisce, un piano provinciale dei rifiuti, e non riusciamo a farne niente perché c'è una gestione commissariale. Non sappiamo che farci con questo piano da sei anni. Perché ci sono questi movimenti che dicono sempre no ad ogni tipo di discarica. Quando noi diciamo un sacco di sì, quanti sì che diciamo no, diciamo sì alla differenziata, diciamo sia non avere una discarica come quella di Scalaceri, che serve a tutti tranne che a noi, perché qua in Calabria non ce ne stanno, tanto meno a Cosenza. Io vorrei sapere, no, al di là adesso abbiamo parlato di una cosa, parliamo di questo. Allora, servono le discariche pubbliche, sì. Secondo me è una menzogna, perché non serve. Vabbè, ognuno si può dire. La discarica privata per rifiuti speciali per i posti, in questo quadro desolante che per forza bisogna fare discariche in genitori, che siamo messi così male che non riusciamo ad avviare la differenziata, secondo me per problemi di caratura politica, che non ci sono politici seri, no, a livello regionale, dico io, che riescono a fare un percorso di adesso faccio così, punto e basta. Questo intoppo della discarica di Scalaceri. Mi lasci finire un secondo. Io voglio sapere, se si parla di rifiuti solidi urbani, possiamo vederlo in modo diverso. Per quanto riguarda i rifiuti speciali non pericolosi, a Scalaceri, qual è il suo punto di vista? Perché? Qual è l'investimento che fa la Regione Calabria? Perché importiamo questi rifiuti? Qual è? Che economia è questa? Parli con uno che viene da un territorio che è Crotone, che ha preso i rifiuti non solo della Calabria per 7-8 anni, ma anche i rifiuti delle altre regioni, perché lì sono state esaurite delle discariche che avevano delle capacità di conferimento di milioni di metri cubi. Allora io sarei d'accordo a sostegno eventualmente di una tesi, perché già che ho detto anche ad un giornalista che quella di Scalaceri non rientra più nelle prerogative, cioè no, neanche il commissario che ha poteri straordinari o che aveva poteri straordinari poteva decidere le sorti di tutto e di tutti. Nel momento in cui c'è un'autorizzazione su questa discarica, che seppur autorizzata con delle prescrizioni, seppur ancora in valutazione rispetto ai titoli di proprietà di alcune particelle, comunque è autorizzata, se risolve il problema delle particelle, se risolve il problema delle prescrizioni, se non nascono nuovi elementi ostativi rispetto all'autorizzazione che è antecedente al nostro governo regionale,
l'autorizzazione era antecedente. Allora, se non nascono questi elementi nuovi che possono mettere in discussione i requisiti ex ante, cioè quando ha fatto domanda e ottenuto l'autorizzazione, adesso sarebbe una strada da percorrere possibile, io credo, ma questo non lo dico nella funzione di assessore regionale, io dico che potrebbe essere tentata una mediazione per dire, anziché per anche stemperare diciamo, gli umori della collettività e delle comunità interessate, per vedere come diciamo, o trovare punti di sintesi fra le diverse posizioni, perché subentrano poi gli interessi privati. Il sottoscritto è andato a Gioia Tauro per voler dire sempre quello che pensa, ad affrontare 42 sindaci, tutti con la fascia tricolore, a dire no al raddoppio del termovalorizzatore, per restare al tema che si stava toccando prima, dicendo una cosa semplicissima: c'è qualcuno di voi che ha intanto la disponibilità di 63 milioni di euro da mettere a rischio? Perché andare a inficiare un diritto acquisito di un privato che non è un ente pubblico, fosse stato un ente pubblico il comune di Cariati ad aver avuto l'autorizzazione alla discarica, si poteva trattare con il comune di Cariati. Mettere in discussione degli interessi del privato e cercare di convincere qualcuno a revocare un'autorizzazione, chi si permette la licenza senza seguire le regole delle leggi, delle norme, a revocare e quindi a mettere in discussione un diritto ritenuto acquisito perché c'è l'autorizzazione, deve poter mettere in preventivo che rischia in proprio. Allora, quando hanno sentito i sindaci della Piana di Gioia, che io ho detto 63 milioni sono stati già gli investimenti della società francese per il raddoppio del termovalorizzatore, adesso qualcuno che si vuole mettere di traverso per evitare che sia messo in attività mette a rischio 63 milioni, perché quello è la salute dei cittadini, è lo sviluppo del territorio. Io chiedo scusa, però ci sono ospiti che stanno aspettando. La Calabria ha 2 milioni di abitanti, siamo meno di un quartiere di Napoli, tecnicamente il problema dei rifiuti non esiste. Un sistema pubblico partecipato finalizzato al riciclo e riutilizzo, perché c'è la legge regionale che prevede solo l'incenerimento. No, non è vero. L'incenerimento. No, non è vero. E comunque il sistema si basa tutto su interessi privati, abbiamo visto indagini dal sistema Graviole e non va. In assenza della responsabilità del pubblico. Chiediamo che i privati, anche che Viola se n'è andato, sia l'opportunità per ripubblicizzare il sistema, raccolta dei rifiuti finalizzate al riciclo e riutilizzo, che tutelano la salute pubblica e il territorio. Ma non basta dirlo, non basta dirlo. No, bisogna farlo. Ma ci sono altri privati che lì hanno coltivazioni DOP, hanno. E quello è il fatto. No, io non sto discutendo. Allora, se ci sono gli elementi, ci sono anche delle denunce, no? Su questa cosa. Ci sono le denunce. Allora, chi ha espresso parere favorevole? Sono tanti i soggetti che hanno espresso. Ci sono due dipartimenti regionali che hanno negato la senatoria alla ditta, ci sono diverse ordinanze dei sindaci, ci sono un bordello di razza. Ma voi volete anche dire che c'è l'ordinanza? Noi vi chiediamo davanti alla cittadina, noi vi chiediamo oggi a Cariati che veniamo oggi a festeggiare la bandiera blu. Come uscire dalla crisi, la valorizzazione del territorio, di prendere l'impegno davanti alle cittadinanze di revocare quell'autorizzazione che si basa su una certificazione, certificato di destinazione urbanistica che nessuno, è legittimo. Nessuno poteva rilasciarlo il comune. Nessuno ma si la può prendere la responsabilità se non ci sono elementi tecnici, non politici. Ci sono elementi tecnici. Ma ci sono, lo dite voi. Bisogna. Il sindaco neanche. Perché le parti. Allora l'unica strada, ragazzi, tecnicamente l'unica strada di accesso a questa discarica è quella comunale. Non è che ci sono altre strade. Allora, già che ci sono non solo soggetti ma anche enti, ormai questo problema ha coinvolto tutto il territorio, tutta la regione. Io credo che ognuno cerca di guardarsi le proprie responsabilità, nel senso di operare in coerenza con le norme, con quello che
rendono possibile le norme. Il sindaco fa l'ordinanza, ma non è che può abusare del proprio ruolo. Che il privato abusa di tutto. No, il privato. Il privato stava il privato. Lei si presenta dopo 3 anni e dice datemi tutta la sanatoria. Che discorso è? Qual è? Non lo stavi una fossa piena di rifiuti che vanno nel fiume, Nican nello Ione, oggi siamo a Maggiore Blu. E l'abbiamo visto gli esempi a Dalli, a Casignare, a tutte le discariche a Pianopoli. Ma questa sta qui, l'interessamento del percolato. Scusa, abbiamo degli ospiti che ci stanno aspettando. Ma sarebbe bello capire comunque i codici CER che sono richiesti. Se sono rifiuti prodotti in loco, purtroppo questo è un confronto da fuori regione. Eventualmente è un confronto che può continuare in altra sede, voglio dire. Può continuare in altra sede. Io qua e stasera. Dove può continuare un dibattito con i ragazzi? Non un dibattito con i ragazzi, per la verità i ragazzi sono venuti anche con noi, lo ricordava prima l'assessore, a confrontarsi proprio all'assessorato, voglio dire, ci sono state diverse occasioni, no? Ce ne saranno certamente altri. Io la mia posizione credo che sia posso rispondere, conosciuta, posso rispondere di me. No, poi va detto che sì, io l'ho passato il messaggio, però mi è stato detto fino a, no, fino a quando non abbiamo la relazione di Arpacal, aspettiamo la relazione di Arpacal, dopodiché ancora non c'era, però dopodiché parliamo poi con date di fatto. Questo nella provincia di Cosenza l'abbiamo avuta le discariche, solo qua a Ponte del Vacco abbiamo una discarica che non sappiamo che sito di interesse di pericolosità di quello lì. Allora, non posso allora aspettiamo che la bonifica. La regione ha già, e però bisogna dare a aspettiamo la bonifica all'assessore. Abbiamo avuto le che hanno comunque già investito per bonificare diversi siti, tra cui anche la discarica del Varco. Ed è la prima volta che parte il disinquinamento in Calabria. È la prima volta. Ci sono 88 milioni di euro che sono stati investiti per bonificare e quindi disinquinare. Io credo che erano bloccati da anni. Sicuramente non risolviamo tutti i problemi, dei punti di mediazione da trovare fra la comunità e il solo la revoca, non sono io nelle condizioni di poterla produrre. Si prenda la responsabilità Io non ho soldi. Adesso proprio per poter pagare i danni che e non li possiamo pagare con le vite nostre, lo so. È così, arrivederci. C'è una commissione parlamentare di inchiesta. Se volete partecipare alla serata, nel senso che comunque è un convegno, non è un problema. Arrivederci. I profitti non li paghiamo con la vita. Ci vediamo. Ciao. Si assuma la responsabilità. Arrivederci. Lo vedete per tre. Va bene. Ciao.